C'è qualche domanda di qua? Qualche cosa? Anche qui c'è un nuovo arrivo? Prego, Federico, io vai. Chiederti, cioè, vorrei capire qual è allora il target di riferimento, cioè parlando appunto delle regole che lui diceva, no? Tu selezioni delle notizie, cioè, a chi ti rivolgi principalmente? Per quanto riguarda la televisione o il mio sito di informazione? No, la televisione, cioè entrambi fondamentalmente, cioè verso la televisione a chi pensi di rivolgerti come... In generale il mio pubblico è fatto proprio dalle persone che sono qua, cioè io non ho un comune denominatore che viene tagliato dall'età o da dove vengono, ma più che altro dal fatto che sentono che c'è sto prato che si muove sotto i piedi, non capiscono chi lo tira il tappeto e dicono: ah, ma guarda che se vai su Robin Hood e lui ti dice tutto, te lo spiega in parole semplici e chiare, c'è un motorino là in fondo che fa così, cioè faccio da ponte fra questo mondo di super tecnologisti, chiacchieroni che se la cantano tutta da soli sulle ultime cose qui là, ma parlano, sembra arabo, e quelli che invece vorrebbero fare delle cose, sono meno chiacchieroni, sono spaventati dal computer e dalla complessità che potrebbe avere fare qualcuna di queste cose, ma smaniano dal fare, di non sentirsi tagliati fuori da questa cosa. Io parlo a queste persone, quindi sono spesso... È una mediazione tra lo specialista e l'utente finale. È la persona qualunque, però ispirata, passionale, che vuole comunicare, che vuole usare i nuovi mezzi, che non si vuole sentire tagliato fuori, che ha qualcosa da dire, che sente che oggi con questi mezzi si può dire qualcosa e non c'è bisogno più di stare zitti, che non c'è solo TV e giornali, ma c'è possibilità di parlare back alle istituzioni. Queste persone, quando mi incontrano, capiscono che io gli posso dare una mano far conoscere le loro idee, a cambiare le cose, a far sapere quello che vorrebbero fare. Quindi questo è quello che... questo è il target delle persone alle quali mi rivolgo. Ho risposto? Sì, sì. Ciao.